Siamo qua a Barcellona per vedere l'HTC One S, è uno dei tre prodotti che sono stati presentati stasera nella famiglia HTC One. Questo è il telefono più sottile che è stato creato da HTC da quando abbiamo iniziato a produrre grandi smartphones 13 anni fa. Un oggetto stupendo, si può vedere da un punto di vista del design, molto sinuoso e con un caratteristico unibody che è marchio di fabbrica di HTC. Sarà disponibile sul mercato in due diverse versioni. Abbiamo qui la Ceramic Metallic version, che è la versione in nero, e poi abbiamo una versione che è più grigia, con una diversa lavorazione ionizzata che potremo presentare forse in un altro momento. Allora, come si può vedere dalla costruzione, qui abbiamo dei dettagli rossi anche per comunque risaltare la partnership che abbiamo con Beats Audio, che è parte saliente della nostra storia musicale intorno a questo prodotto, e anche la lavorazione di questo materiale, che forse non rende molto bene sul video perché bisogna proprio toccarlo per notare la differenza, è questo Micro Arc Oxidation, che è una particolare lavorazione che viene fatta ad altissime temperature per forgiare dalla parte alluminio e creare questa superficie che al tatto risulta molto leggera, molto resistente e anche impossibile da scalfire. E questo è un claim che abbiamo fatto comunque anche stasera durante l'introduzione della HTC One Family. Faccio rivedere il profilo perché è veramente molto bello, molto bello da tenere in mano, è molto diverso rispetto a tutto quello che abbiamo fatto prima, e la cura per i dettagli si vede anche qua nella parte dello speaker. Questo viene chiamato micro drilling, non ci sono parti mobili in questo telefono, come viene visto in questo frangente. Si vede che lo speaker è parte integrante della scocca unibody di HTC, e come questi buchi vengono creati per far uscire l'authentic sound che abbiamo descritto durante la keynote. Da un punto di vista software abbiamo lanciato stasera Sense 4, che è l'ultimissima versione della nostra interfaccia Sense. Sense 4 sarà disponibile su tutta la famiglia HTC One, che avrà Ice Cream Sandwich in dotazione di base, sia sul One X, One S e One V. Ci sono due proposizioni molto forti che sono state introdotte stasera. Una è Amazing Camera, e quindi una parte fotografica diversa rispetto a quello che avevamo prima, molto molto forte, e che entreremo nei dettagli adesso. E poi avremo anche una storia intorno alla musica, quindi Sound e la nostra partnership con Beats. Allora, molto veloce entrare nell'applicazione fotocamera sull'HTC One S. Qua abbiamo due bottoni sull'interfaccia dell'applicazione della fotocamera, perché appena si entra e ci si mette solo 0.7 secondi a entrare in questa interfaccia, abbiamo sempre l'opportunità di fare fotografie o video allo stesso tempo. In questo caso io posso scegliere ad esempio di fare degli scatti, come vedete qui, oppure fare una sequenza di scatti, 4 frames al secondo, e posso fare fino a 99 fotografie in continuazione, fotografie che poi possono essere riviste qui in un'interfaccia utente molto semplice, e selezionate si possono tenere quelle che vanno bene e cancellare quelle che non vanno bene. Ritornando all'applicazione camera, come vediamo qua, c'è questo tasto video Full HD, quindi possiamo fare dei filmati a 1080p, possiamo iniziare come in questo caso a prendere un video, e durante il filmato possiamo fare delle fotografie ogni volta che vogliamo, come si vede in questo frangente.
Questa è una novità da PATC. Una volta che filmo, posso rivedere queste fotografie e vedere se sono quelle che effettivamente volevo avere sul mio telefono. Nel caso queste non vanno bene, c'è un'altra funzionalità. Possiamo rivedere il filmato che abbiamo appena registrato e fare delle fotografie addizionali, come si vede in questo caso. Quindi il messaggio da parte di HTC è che le fotografie che vogliamo comunque avere, quei momenti che vogliamo comunque tenere con noi, che sono parte comunque della nostra vita, possono essere presi live oppure anche in un secondo momento quando noi rivediamo il filmato che comunque abbiamo registrato. Quindi abbiamo presentato questa famiglia HTC One che è stata presentata per la prima volta stasera e siamo molto felici di comunicare che questi prodotti saranno disponibili sul mercato italiano a partire da aprile.